2 agosto del 216 a.C. è una giornata che si studia da millenni. Ancora oggi viene analizzata in ogni dettaglio e presa come esempio di genio strategico nelle accademie militari di tutto il mondo. A Canne, in Puglia, Annibale sconfigge per la quarta volta consecutiva i Romani, ma per Roma quella è molto più di una battaglia persa. L'esercito in cui ha investito gran parte delle sue risorse è annientato. Ma quella giornata è molto importante non solo per quelli a cui piace giocare con i soldatini, è molto importante perché segna un passaggio decisivo nella nascita di una superpotenza. E la sorpresa è che la superpotenza nascente non è Cartagine la vittoriosa, ma Roma, la sconfitta. Queste mura, costruite secondo la tradizione addirittura dal re Servio Tullio e di cui oggi sopravvive un brandello accanto alla stazione Termini, Annibale non arriverà mai a minacciarle. Sono i primi giorni d'agosto del 216 a.C. e queste sono le rovine di Canne, in Puglia. Laggiù dove ci sono quegli alberi c'è il fiume Ofanto, che nell'antichità si chiama Aufidio e il suo corso è diverso. Qui fa un'ampia ansa che lo porta a lambire le colline qui sotto. Su quel colle laggiù c'è l'accampamento di Annibale. Sempre in quella direzione, a qualche chilometro di distanza, ci sono i campi romani. Quello grande da questa parte del fiume, quello piccolo dall'altra parte. Gli eserciti si studiano e si preparano a combattere, i numeri sono da guerra moderna. Con Annibale ci sono circa 50.000 uomini. I romani si sono presentati qui a Canne con 2 consoli e le cifre variano a seconda delle fonti. Sono tra i 60.000 e gli 85.000 uomini, più gli alleati, insomma, un'armata gigantesca. I consoli sono Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone. Non vanno d'accordo tra di loro e hanno idee diverse su come condurre la guerra. Emilio Paolo è più cauto, Varrone invece è più aggressivo, ma il centro della scena è tutto per Annibale. Annibale si prepara a questo momento fin da quando era un bambino e lui stesso racconta un episodio fondamentale della sua formazione. Suo padre Amilcare è a Cartagine, sta per partire per una spedizione militare in Spagna e fa i sacrifici di rito. I presagi erano favorevoli. Dopo i sacrifici, Amilcare ordinò ai presenti di allontanarsi e disse ad Annibale di avvicinarsi. Possiamo immaginare la scena? Un tempio a Cartagine, la luce rossa diffusa dai braceri. Il grande generale è circondato dai suoi attendenti, ma chiede loro di allontanarsi. Vuole restare da solo con suo figlio, che ha 9 anni. Con dolcezza gli chiede se vuole partire con lui e Annibale è felice, è un ragazzino, per lui è una grande avventura. Il padre è orgoglioso dell'entusiasmo del figlio e gli chiede un giuramento. Lo prese per mano, lo condusse all'altare, gli ordinò di mettere le mani sulla vittima sacrificale e di giurare che mai sarebbe stato amico dei Romani. Oltre all'odio per i Romani, Annibale eredita dal padre anche il cognome che è diventato un po' il marchio di famiglia, Barca, la Folgore. Aveva una grandissima audacia nel pericolo, ma nello stesso tempo era prudente, resistente a tutte le fatiche, insuperabile per coraggio. Era il primo a lanciarsi in battaglia e l'ultimo a lasciarla. Dopo le virtù, il ritratto di Livio prosegue con i vizi di Annibale. È spergiuro, crudele, falso, non rispetta gli dèi e così via. Un elenco di difetti che la propaganda romana non attribuisce solo al comandante, ma anche a tutti i cartaginesi. Eppure all'inizio della loro storia comune, iniziata secoli prima di Annibale, Roma e Cartagine non sono nemiche. Tutte e due sono impegnate a consolidare il loro ruolo di potenza regionale, così collaborano.
Poi, una volta che i nemici sono stati sconfitti e in ballo c'è il dominio del Mediterraneo occidentale, la collisione è inevitabile. La prima guerra punica, combattuta attorno al 250 a.C., la vincono i Romani, che si prendono Sicilia, Sardegna e Corsica. I cartaginesi cercano di compensare le perdite andando a conquistare la Spagna, ed è proprio in Spagna che inizia la seconda guerra punica. 226 a.C. Roma è minacciata a nord dai Galli. Per non rischiare che si aprano altri fronti, si accorda con Cartagine, che potrà espandersi in Spagna a sud del fiume Ebro, esclusa la città di Sagunto, che rimane alleata dei Romani. 219. Annibale ha 28 anni e cerca il modo per provocare l'odiata Roma. Così attacca e conquista proprio Sagunto. È l'inizio della seconda guerra punica. 218. L'esercito di Annibale, che comprende anche 37 elefanti, valica le Alpi d'inverno e si presenta nella valle del Po sorprendendo tutti. Arriva al fiume Ticino, dove si scontra con l'esercito romano. I romani sono sconfitti. Il console Publio Cornelio Scipione è ferito e viene salvato dal figlio, il futuro Scipione l'Africano. Dopo circa 3 mesi, l'esercito di Roma è nuovamente battuto nella battaglia del fiume Trebbia, a sud di Piacenza. I cartaginesi si dirigono verso l'Italia centrale. Di nuovo Annibale sorprende tutti scegliendo la strada più difficile. Scende dall'Appennino e attraversa le paludi dell'Arno, dove perde un occhio per una infezione. Poi, sul lago Trasimeno, intercetta l'esercito romano in marcia. Più che una battaglia, è un massacro. 15.000 caduti, tra cui il console Caio Flaminio. A Roma scatta l'emergenza. Viene eletto dittatore Quinto Fabio Massimo, che alle battaglie preferisce la guerriglia e il logoramento. Per questo si attira molte critiche e il soprannome di Cunctator, quello che perde tempo, il temporeggiatore. L'anno passa senza scontri decisivi. Nel 216 la dittatura di Quinto Fabio Massimo finisce. Roma cambia strategia. Vengono eletti 2 consoli. Si arruola un nuovo esercito e si decide di affrontare di nuovo Annibale in campo aperto. Inizia una rincorsa tra gli eserciti che li spinge sempre più a sud, fino alla Puglia, fino a Canne. Ma perché Canne, un piccolo centro nelle Puglie, ha tutta questa importanza strategica? Perché l'esercito romano e quello cartaginese, dopo aver attraversato mezza Italia, decidono di combattere proprio qui? La risposta la dà lo storico Polibio. Per costringere i romani a combattere, Annibale si impadronì di Canne, città in cui i romani avevano raccolto il grano e i rifornimenti e da cui li trasportavano nell'accampamento quando serviva. La situazione che ha determinato l'importanza di Canne è questa. I romani e i cartaginesi hanno passato l'inverno in 2 accampamenti, uno di fronte all'altro, in un posto poco lontano da qui, che si chiama Geronio. Poi è arrivata la primavera, che ha dato i suoi frutti. Tutte le fonti dicono che il 216 a.C. è stato un anno eccezionale per il raccolto. I romani hanno deciso quindi di ammassare tutto il grano della regione proprio a Canne. E ci sono i rifornimenti che vanno e che vengono dalle campagne proprio per andare a rifornire l'accampamento romano. Si tratta di nutrire decine di migliaia di uomini, non è un affare da poco. Quindi, occupando Canne, Annibale ottiene un triplo vantaggio. Taglia i rifornimenti al nemico, riesce a sfamare il suo esercito e costringe i romani alle corde. I romani si trovarono in difficoltà non solo per i rifornimenti, ma anche perché la rocca di Canne, occupata da Annibale, si trovava in una posizione vantaggiosa rispetto a tutto il territorio circostante. Oltre a questa sfilza di problemi, i romani ne hanno un altro, i comandanti, i consoli Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone. I due hanno origini diverse. Emilio Paolo è nobile, appartiene agli Emili, una delle famiglie più vecchie di Roma. Varrone invece è espressione della plebe, suo padre è un macellaio arricchito. Ma questa distanza non basta a spiegare il loro disaccordo. Come abbiamo accennato all'inizio, i due consoli hanno visioni opposte sulla guerra.
Emilio Paolo preferisce stare sulla difensiva, aspettare le mosse di Annibale. Varrone invece vuole aggredire, prendere l'iniziativa. E queste due posizioni distinte non appartengono solo a loro. Sono lo specchio di una spaccatura profonda che divide Roma in modo trasversale. Da una parte c'è chi vuole attaccare, recuperare l'orgoglio perduto nelle sconfitte e che considera un disonore stare ad aspettare nonostante la superiorità delle forze. Dall'altra parte, invece, c'è chi è convinto che l'unica arma vincente sia il logoramento del nemico. Questa lacerazione della politica romana tra attendisti e aggressivi di sicuro si riflette anche nell'esercito. Qui a Canne ci saranno soldati che sono d'accordo con Emilio Paolo, altri invece che la pensano come Varrone. A complicare il tutto c'è poi un'antica usanza militare romana. Quando due consoli sono presenti contemporaneamente sullo stesso campo di battaglia, devono alternarsi al comando, un giorno uno e un giorno l'altro, e se non vanno d'accordo la confusione aumenta. Secondo l'usanza, i consoli assumevano il comando un giorno ciascuno. Quando toccò il comando a Varrone, ordinò di togliere il campo e di avanzare per avvicinarsi al nemico, nonostante Emilio cercasse in tutti i modi di fermarlo. Situazioni come queste, in cui uno dice una cosa e l'altro il contrario, si moltiplicano. E così si arriva al giorno della battaglia. Ora, per capire il clima che si respira qui a Canne e quali sono i sentimenti dei soldati che si preparano a combattere, sia romani che cartaginesi, conviene affidarsi alle parole dei protagonisti, cominciando con il discorso che Emilio Paolo fa ai suoi in uno dei giorni in cui comanda lui. Uomini come voi, che combattono non per gli altri, ma per se stessi, per il loro paese, le mogli, i figli, non hanno bisogno di essere incitati. Affrontate questa battaglia convinti che il vostro paese non sta rischiando qualche legione, ma la sua stessa esistenza. In linea con il suo pensiero prudente, Emilio Paolo non fa appello all'orgoglio, alla vanità, alla fame di gloria dei soldati, ma mette l'accento sui pericoli reali che corrono la loro patria e le loro famiglie, che rischiano, in caso di sconfitta, di essere cancellate. Ora spostiamoci nel campo cartaginese e ascoltiamo invece il discorso che Annibale fa ai suoi, un discorso di tono completamente diverso. Se vincerete, tutta l'Italia sarà subito nelle vostre mani. Sarete liberati dalle fatiche presenti, padroni della ricchezza di Roma e grazie a questa battaglia diventerete i signori del mondo. Agosto 216 avanti Cristo. È uno di quei giorni in cui comanda Varrone, che non vede l'ora di menare le mani. E questa sua frenesia è dovuta anche al fatto che il giorno prima, quando comandava quell'altro, c'è stata una scaramuccia che si è risolta con una piccola vittoria per i romani, non decisiva, perché Emilio Paolo, temendo una trappola di Annibale, non ha osato affondare il colpo e inseguire i cartaginesi in fuga. Ora, per Varrone, quella è stata un'occasione d'oro sprecata per eccesso di prudenza. Quindi, oggi che comanda lui, decide di attaccare senza esitazioni. Varrone, senza aver consultato il collega, fece dare il segnale della battaglia e trasferì l'esercito oltre il fiume. Paolo, pur disapprovando, lo seguì. Gli accampamenti principali sono da questa parte del fiume e Varrone lo attraversa con il grosso dell'esercito per ricongiungersi con gli altri soldati romani che sono nel campo più piccolo dall'altra parte e anche per intercettare Annibale, che il fiume lo ha già attraversato all'alba e ha già disposto l'esercito. A questo punto i nemici sono uno di fronte all'altro. Varrone attacca, Annibale aspetta. Levatosi un grido, gli ausiliari romani attaccarono e la battaglia si accese subito. Sono le prime ore del giorno, il sole sorge ad est, da quella parte. I romani guardano verso sud, i cartaginesi guardano verso nord. Nessuno ha il sole negli occhi. Ma si alza un vento che soffia contro i romani e solleva un polverone che disturba loro la vista.
quello che succede dopo è argomento di studi e dibattiti da millenni. La prima versione dei fatti è la più famosa, la trappola di Annibale. Come succede di regola nelle battaglie antiche, le fanterie sono schierate al centro, le cavallerie ai lati, sulle ali. Quindi i romani attaccano al centro con la loro fanteria, dove Annibale ha schierato una fanteria composta da Galli ed Iberici, che cede terreno facendo avanzare i romani. Nel frattempo la cavalleria di Annibale contrattacca sul suo lato sinistro, dove c'è la cavalleria romana, che è vicina al fiume, non riesce a manovrare e viene messa in fuga. Ma i cartaginesi non la inseguono, piegano verso destra e passano dietro le linee del nemico. Intanto, dall'altra parte, la cavalleria africana dei Numidi fa finta di consegnarsi ai romani. Circa 500 numidi, fingendosi disertori, con pugnali nascosti sotto la corazza, si consegnarono ai romani gettando ai piedi dei nemici gli scudi e le frecce. Quindi i fanti romani vengono risucchiati verso il centro e i cartaginesi si dispongono attorno a loro a mezzaluna, accerchiandoli. Per di più, alle loro spalle, le due cavallerie di Annibale si riuniscono e quello è il momento in cui i finti disertori numidi tirano fuori i pugnali nascosti e iniziano a seminare paura e confusione nelle ultime file. Quello che resta della cavalleria romana viene fatto a pezzi. Dopo questa manovra, il cerchio si chiude. I romani sono stretti su tre lati dalla fanteria cartaginese, sul quarto dalla cavalleria e inizia la carneficina. Si dice che siano stati uccisi 45.500 soldati di fanteria, 2.700 cavalieri, distribuiti in quantità uguale tra romani e alleati. L'altro storico, Polibio, dà un numero ancora più catastrofico e impressionante. 80.000 morti in un solo giorno. E gli elenchi proseguono con il rango dei caduti. Senatori, ex consoli, magistrati, alti ufficiali morti a decine. Varrone, il console guerrafondaio, riesce a scappare, mentre Emilio Paolo, il console prudente, muore in combattimento. Il giorno dopo, il campo di battaglia offre uno spettacolo infernale, spaventoso, dice Tito Livio, anche per i vincitori. Alcuni furono trovati ancora vivi, con muscoli e tendini squarciati, e offrivano la gola ai vincitori perché li finissero. Altri avevano le teste nascoste in buche scavate nella terra, apparentemente nel tentativo di soffocarsi. Secondo alcuni storici moderni, c'è un'altra versione possibile dei fatti. E secondo questa ipotesi, Annibale non ha progettato la trappola, ma ha colto al volo l'occasione della vittoria della sua cavalleria per aggirare i romani che invece avevano effettivamente sfondato al centro. Ma al di là delle varie interpretazioni, quello che impressiona di più è la proporzione della sconfitta, la quarta consecutiva, la più grave, una disfatta da cui sembra che Roma non possa risollevarsi mai più. Dentro le mura di Roma non c'erano mai state, durante tutta la sua esistenza, tanta paura e agitazione. Dopo che nell'anno precedente, al Trasimeno, si erano perduti l'intero esercito ed il console, la nuova sconfitta non apparve come una ferita che si aggiunga ad un'altra ferita, ma come un cumulo di disfatte, e si diceva che non vi erano più in campo né un esercito romano, né un comandante, né un soldato. Quasi tutta l'Italia era ormai in potere di Annibale. Nessun altro popolo, in verità, avrebbe resistito all'annientamento dopo una disfatta così terribile. Siamo tornati a Roma perché qui si gioca la partita cruciale, qui c'è il nodo della nostra storia. La spiegazione di come Roma sopravvive all'annientamento annunciato e riesce poi a ribaltare la situazione. Un'eventualità che nei primi momenti dopo la battaglia sembra davvero impossibile. Dentro queste mura inizia a circolare una frase che diventerà proverbiale, a volte urlata, a volte forse bisbigliata, l'espressione di una paura inconfessabile.
Hannibal ad portas, Annibale è alle porte. La sensazione che Roma stia per crollare si diffonde in tutta l'Italia e nel Mediterraneo. Così molti alleati l'abbandonano. La fedeltà dei nostri alleati, che fino a quel giorno era rimasta salda, iniziò a vacillare, per la semplice ragione che non confidavano più nella solidità della nostra potenza. I greci d'Italia e di Sicilia, i popoli dell'Italia centro-meridionale, i Bruzzi, i Sanniti, i Lucani e altri ancora, passano con Annibale. Addirittura re Filippo di Macedonia coglie l'occasione per allearsi con Cartagine e progettare un attacco a Roma. Nel frattempo Annibale si dà da fare per sostenere la vittoria e manda a Cartagine suo fratello Magone con un carico prezioso e macabro, gli anelli che ha fatto strappare a canne dalle dita dei cadaveri dei nobili romani. Al senato di Cartagine, Magone ordinò di versare gli anelli sul pavimento del senato. Si formò una pila molto alta e lui aggiunse, per provare la grandezza della strage, che solo i cavalieri romani più nobili portavano quegli anelli. Così si muove il fronte diplomatico. Da un punto di vista militare, Annibale aspetta. Subito dopo la battaglia di Cannae, i suoi generali insistono per marciare immediatamente su Roma. La prenderemo prima ancora che i romani se ne accorgano. Tra 5 giorni farai una festa in Campidoglio. Lo criticano anche. Annibale, tu sai vincere le battaglie, ma non sai vincere le guerre. Ma Annibale non si fida. Ha subito molte perdite, anche lui, il suo esercito è esausto. Roma è un boccone troppo grosso da addentare. E poi, in fondo, ha già vinto. Prima o poi arriverà qualcuno a trattare la pace. Invece, dopo lo stordimento iniziale, Roma reagisce con una serie impressionante di provvedimenti da cui è escluso ogni senso di pietà o di indulgenza verso gli altri, ma anche verso se stessi. In tutte le case di Roma c'è un morto o un disperso. In tutte le case di Roma ci sono madri che piangono i loro figli e i loro lamenti, dicono le fonti antiche, sono assordanti, impediscono di pensare, fanno male, devono finire. In breve, vietato piangere in pubblico. Il panico e la confusione vanno repressi, le matrone vanno tenute lontano dalle strade, devono restare a casa. I lamenti delle famiglie vanno contenuti, in città ci deve essere silenzio. Questo provvedimento immediato è seguito a poca distanza da un altro. Il lutto che ha colpito praticamente ogni famiglia romana non può durare più di 30 giorni. Viene affrontata in modo deciso un'altra questione. Se tutto sta andando così male, è evidente che gli dèi sono arrabbiati, quindi vanno placati. Per cominciare, 2 vergini vestali che non hanno rispettato il voto di castità vengono punite, una spinta al suicidio, l'altra sepolta viva. E poi qui, nel Foro Boario, viene celebrato un rito terribile, un sacrificio umano, secondo alcuni l'ultimo della storia di Roma. Un uomo e una donna gallici e un uomo e una donna greci furono calati vivi sottoterra nel Foro Boario, in un luogo circondato da pietre, impregnato da anni del sangue di vittime umane. Nel frattempo viene nominato un nuovo dittatore, Marco Giunio. Si mandano messaggeri da tutte le parti a richiamare le truppe sparpagliate nelle varie guarnigioni e a rinsaldare i rapporti con gli alleati che non sono passati ad Annibale. Si requisiscono tutte le armi a disposizione, comprese quelle custodite nei templi. E infine si fa una leva straordinaria in cui sono esclusi i 17enni e gli schiavi. La mancanza di uomini liberi e lo stato di necessità suggerirono una nuova forma di reclutamento. Furono armati 8.000 schiavi giovani e robusti, riscattati a spese dello Stato. Mentre Roma è impegnata a rimettersi in piedi, arriva in città un ambasciatore cartaginese accompagnato da una delegazione di prigionieri romani catturati a Cannae. Obiettivo della missione: trattare il riscatto di tutti gli altri prigionieri e le condizioni di pace. In pratica, la resa di Roma. Si comincia a discutere del riscatto dei prigionieri, che sono migliaia e i soldi in ballo sono tantissimi. Dopo un lungo e sofferto dibattito accompagnato dalle urla e dalle suppliche dei parenti, la missione non ottiene niente. Viene annunciato un verdetto severo: i prigionieri non saranno riscattati. I messi sono accompagnati alla porta in mezzo a grandi pianti e lamenti.
Oltre ai principi morali e ai paroloni usati per giustificare il mancato riscatto, l'onore, il disonore, il coraggio, la vigliaccheria, c'è anche una considerazione pratica che spinge i senatori a prendere una decisione tanto severa. Annibale ha bisogno di soldi e risolvergli il problema pagando il riscatto è fuori discussione. Per quanto riguarda le condizioni di pace, la trattativa non comincia neppure. Vietato piangere e lamentarsi in pubblico, riti religiosi straordinari, sacrifici umani, arruolamento di minorenni e di schiavi, cittadini romani lasciati nelle mani di Annibale. È già moltissimo, ma non è tutto. Le fonti antiche ci dicono che, nonostante le sconfitte, le stragi, l'abbandono degli alleati, una classe dirigente morta o screditata, a Roma non viene mai menzionata la parola pace. La resistenza a oltranza dei romani dà i suoi frutti. Si riprende la tattica di logoramento usata da Fabio Massimo il temporeggiatore. La situazione inizia a ribaltarsi. Nel 215 l'esercito cartaginese, che ha scelto come base Capua, cerca di prendere Nola, rimasta fedele a Roma, ma viene respinto. I romani si dedicano ad una tenace opera di accerchiamento e isolamento, che anno dopo anno mette Annibale alle strette. Nel 212 i romani conquistano Siracusa, alleata di Annibale. Nel 211 attaccano Capua. Nel tentativo di salvare la città, Annibale muove la sua armata direttamente contro Roma. Ma è solo una manovra diversiva. I romani non ci cascano e costringono Annibale a riparare più a sud. Nel frattempo, Roma si concentra sulla Spagna. Dopo la morte del padre e dello zio in battaglia, il comando viene affidato a Publio Cornelio Scipione. Il giovane proconsole ottiene subito molte vittorie, fra cui la conquista di Cartagena, città dove il nemico tiene l'arsenale. Nel 207 Asdrubale tenta una contromossa. Arriva in Italia con un esercito per portare aiuto a suo fratello Annibale, ma viene sconfitto nella battaglia del Metauro. Muore in combattimento. La sua testa viene tagliata per essere poi gettata nel campo di Annibale. Dopo i successi in Spagna, Scipione passa in Sicilia e da lì, nel 204, in Africa. Grazie all'appoggio di Massinissa, re della Numidia, Scipione ottiene una serie di vittorie. Con Cartagine minacciata da vicino, Annibale è costretto a tornare in patria. Lo scontro finale è vicino a Zama. L'esercito cartaginese è battuto. Scipione prende il nome onorifico di africano. Roma impone le sue condizioni di pace. Annibale vive ancora qualche anno a Cartagine, poi viene esiliato. Morirà in Asia nel 183. Dopo la seconda guerra punica, Roma non trova più freni al suo cammino di espansione. La Grecia, il Medio Oriente, l'Africa settentrionale e poi, tempo dopo, anche le Gallie con Cesare entrano a far parte di un unico organismo statale. Viene facile pensare alla costruzione dell'impero romano come una serie di campagne vittoriose e di conquiste. Invece un passo fondamentale è stata proprio la sconfitta di Cannae, quando un'intera comunità messa con le spalle al muro è riuscita a trovare chissà dove le energie per uscire dall'angolo.